Disperato, Vittorio Sanna, buongiorno. Io non sono disperato, buongiorno a tutti. No, mi sa che proprio non lo siamo. Eravamo disperati ieri sul 3-0, sì, che eravamo disperati. Al punto sul 3-0, sì, è vero, è vero. No. Comunque, come si dice, questi casi, no, dall'inferno al paradiso in 25 minuti. A Ranieri è piaciuto tutto, tranne il primo tempo. Dice: se abbiamo paura, non c'è niente da fare. Sì, diciamo, però è una condizione mentale, però, cioè lui stesso sta ponendo già le basi per poter avere il ragionamento giusto. Se abbiamo paura, non è... ma la paura nasce dal risultato che non arriva, nasce dalle indicazioni che vengono date, nasce dall'ambiente che ti circonda, nasce dalle tue certezze, cioè è proprio vero, cioè alla fine è la differenza tra il Cagliari che perde o che non vince, il Cagliari che vince, è proprio la condizione mentale, è cuore e mente, perché i giocatori sono gli stessi, cioè lo stesso giocatore che adesso reclameremo come titolare perché ha fatto una grande partita è lo stesso giocatore che aveva giocato, che ne so, il primo tempo a Salerno, il primo tempo con l'Inter. Non è che sia improvvisamente diventato un fenomeno, non è cambiato. Cuore e mente fanno tutto, sono quelle che determinano poi la serenità, la tranquillità, la possibilità di capire come interpretare la partita. È tutto là. I tre nuovi entrati hanno dato quella vivacità che, come ha detto Ranieri, non si aveva, no? No, scusami se dico no, perché l'unica vivacità non è così, non possiamo personalizzare un risultato di questo tipo, perché fino a che non ha segnato l'Istanio, i tre nuovi non avevano fatto niente di diverso rispetto a quelli che c'erano nel primo tempo. L'elemento che ha cambiato la partita è il gol di Olistanio, è il gol di Olistanio, punto, finito. Non sono i tre elementi che hanno cambiato la squadra, è il gol di Olistanio che ha cambiato la squadra, perché ha cambiato, ma anche se ci fossero stati gli altri, ha cambiato la squadra perché ha ridato certezze alla squadra, ha ridato l'idea di poter segnare, ha ridato l'idea di poter riagganciare il risultato, ha ridato serenità a chi c'era in campo, indipendentemente da chi c'era. Questo di personalizzare tutto è un pericolo perché noi andiamo addosso proprio al tono emotivo dei singoli, che è poi quello che non ti permette di fare gol in certi momenti. Ricordiamoci che i tre della ripresa sono quelli che molte volte hai insultato. Pavoletti è quello che hai detto 100 volte che era finito, 100 volte lo hai detto che è finito, che è vecchio, che è acciaccato, che non serve. E Pavoletti è lo stesso delle settimane precedenti, non è cambiato. Ciò che ha cambiato la partita è il gol di Olistanio. Poi dici: Olistanio ce l'ha in campo, sì, ma se avesse segnato il rigore Mancoso avrebbe cambiato la partita, il gol di Mancoso. Se avesse segnato di testa Goldaniga avrebbe cambiato la partita, il gol di Goldaniga. Cioè l'elemento che mancava era il gol che potesse scuotere la squadra, che potesse rimetterla in corsa, che potesse fare in modo che lo stadio vibrasse per il Cagliari come ha vibrato dopo il gol di Olistanio e Macumbù. Ciao Vittorio, però devi ammettere che con l'ingresso di Pavoletti le cose sono cambiate, anche perché ha segnato 2 gol. Cioè, vi continuate a citare Pavoletti, che sono l'unico probabilmente ieri che nella mia madrigale ho messo che segnava e non sapevo neanche se giocasse. Lo stesso che praticamente ho detto anche nella partita contro la Salernitana, che doveva essere messo in campo già prima nel corso del secondo tempo, perché è l'unico uomo d'area di rigore che segna che abbiamo in questo momento, perché abbiamo anche Petagna, ma Petagna con il gol non ha questa confidenza. Abbiamo anche Shomurodo, ma anche Shomurodo con il gol non ha questa. E le formazioni messe in campo da Ranieri nell'ultimo periodo non avevano uomini d'area di rigore, perché se ci pensiamo bene, nella partita con la Salernitana è stato schierato di punta Olistanio, che non è un uomo d'area di rigore, è un trequartista, deve partire lontano. Quindi non sono annotazioni di carattere tecnico e tattico che faccio sulla gara, li faccio di carattere psicologico, perché il cuore e la mente determinano il cambio di rendimento. E Pavoletti, ripeto, è lo stesso che è stato insultato nelle settimane in cui non segnava. Io mi sono messo anche nei panni dei giocatori del Frosinone, di Francesco, che ha detto: ci siamo fatti male da soli. Vi assicuro che è difficile parlarne, abbiamo buttato via in 25, una partita in 25 di più. Se tu fossi, cioè se tu
dovessi commentare la partita del Frosinone, mettiti un attimo dall'altra parte, cosa diresti? Ma quello che ho detto mentre vinceva, cioè che era una squadra che concedeva tantissimo in difesa e che era fortissima in attacco se le permettevi di poter giocare liberamente. Quando ha giocato liberamente con i tre davanti, i quattro davanti, i ragazzini che erano veramente imprendibili, ci ha messo in seria difficoltà. Però in difesa le occasioni le abbiamo costruite comunque, cioè non possiamo dimenticare il rigore, il palo, il colpo di testa di Goldaniga, la girata al volo di Janko e via dicendo. Sono tutte occasioni del primo tempo, quindi a testimoniare che non si tratta di un problema di gioco, si trattava di un problema di inquadrare lo specchio della porta. E quando tu lo specchio della porta non lo inquadri per una questione di millimetri, molte volte è perché hai l'ansia di angolare al posto giusto per evitare che te lo pari il portiere, hai l'ansia di alzarlo il tanto giusto per evitare che trovi, cioè hai la paura, quella diceva Ranieri, hai la paura di non segnare. Quando ti passa questa paura, tu segni anche se chiudi gli occhi. Allora, passiamo ai messaggi velocemente. Qui dice, c'è da sottolineare una cosa, che Scuffetti, tre partite, si è beccato 8 gol. Sì, è vero, è verissimo, e peraltro secondo me quello di Brescianini è assolutamente evitabile. Ha fatto in queste tre partite una sola parata importante, per fortuna, e l'ha fatta, anzi no, non l'ha fatta lui, adesso sto ricordando, la parata importante l'ha fatta Pavoletti nei minuti di recupero a salvare il 4-3, da cui è partito poi il contropiede che non abbiamo concretizzato. Non ha fatto ancora una parata importante, cioè non l'abbiamo ancora visto fare una di quelle parate, dice questa parata vale un gol, e questo mi preoccupa un poco, perché con Radunovic siamo entrati in crisi per un problema di cuore e mente. Io continuo a dire che Radunovic, gli errori a seguire dopo il primo faccio riferimento a quello di Bologna, dopo l'errore di Bologna gli altri errori che ha fatto li ha fatti per una questione di insicurezza che non può avere un portiere. Bisogna assolutamente che lui da questo punto di vista maturi la capacità dei portieri, ne abbiamo già parlato, di mettersi alle spalle l'errore, perché se non è capace di farlo non può fare il portiere, e lui purtroppo ha pagato successivamente all'errore di Bologna la psicologia del portiere che soffre dopo aver fatto un errore, ma ha fatto anche tante parate importanti. Vi ricordo solamente uno, quello contro l'Udinese in casa, quando ha parato il pallone che Lucca stava mettendo in porta, uno contro uno, è uno dei tanti, delle tante parate di Radunovic. Non mi convince ancora Scuffetti, devo essere sincero, non voglio metterlo in croce, voglio semplicemente dire che il problema non era Radunovic, il problema non sarà Scuffetti, il problema non saranno i singoli. Questa è una squadra dove abbiamo 28 giocatori che hanno dei pregi, pochi ma ce li hanno, e vanno valorizzati questi pregi, hanno dei difetti che non vanno condannati ma vanno migliorati, bisogna lavorare perché questi difetti possano diventare degli step di crescita per tutta la squadra. Vittorio, ieri abbiamo finalmente capito che il Cagliari, con i suoi evidenti limiti tecnici, non può giocare, deve giocare sempre col coltello tra i denti. Verissimo. La prossima partita la inizierei direttamente da 2-0 per gli avversari, così sicuro che vinciamo. Bella anche questa. Sì, molte volte abbiamo bisogno della scossa, però ieri non è bastato l'1-0, non è bastato il 2-0, non è bastato il 3-0. La scossa l'abbiamo avuta con il gol che dovevamo segnare noi, quindi non dipendeva dagli altri la scossa, dipendeva da noi, dall'idea di poter segnare. Badate bene, è la stessa cosa che è capitata a Salerno. Noi finché non abbiamo segnato con Luvumbo a Salerno, eravamo convinti di non essere in grado di segnare, e questo è il limite della squadra. Io spero che adesso si sia capito che può segnare Luvumbo, che può segnare Makumbu, che può segnare Oristanio, che può segnare Pavoletti, cioè che possono segnare tutti, non può segnare sempre solo Luvumbo, devono essere tutti consapevoli del fatto che possono fare gol, e vedrete che dalla settimana prossima sarà più facile per tutti fare gol, perché è una questione, insisto ancora, di ruggine nella testa, quella ruggine che ti convince che sei sfortunato, che ti convince che non vanno bene le cose, e se è la sfortuna e tutte le altre cose, sono cose che si radicano nella mente e che ti rendono il braccio corto, la gamba rigida, non sei più sicuro di quello che fai. Io credo che Ranieri si sia convinto finalmente che Viola deve giocare da titolare.
Assolutamente una sciocchezza, assolutamente una sciocchezza, perché non insisto nel dire, io combatterò qualsiasi tipo di protagonismo. Nel Cagliari non c'è un solo giocatore che da solo può essere determinante, è una squadra. Viola giocherà benissimo le prossime partite se starà dentro la squadra, quando verrà chiamato, però io non posso pensare e non posso dire, e sarebbe ingiusto dirlo, che Viola ieri ha giocato meglio e di più di Mancoso. Hanno giocato in due condizioni mentali diverse. Mancoso ha avuto le sue occasioni, ha fatto le sue giocate, ha fatto i suoi tiri in porta in una condizione mentale della squadra che era votata al pessimismo. Viola ha fatto 3-4 giocate, peraltro non mi risulta che sia entrato nei gol né come assist man né come altro, ha fatto 3-4 giocate molto belle, da spalla, da alternativa a Viola nel ruolo di a Mancoso nel ruolo di alternativa di trequartista. È un giocatore che può dare tanto al Cagliari, ma non può essere lui un protagonista, come non ce n'è uno solo nel Cagliari che da solo può essere un protagonista. Per chiudere, Vittorio, velocemente, perché siamo un po' in ritardo. Ciao Vittorio, ieri alla fine della partita hai detto una frase in sardo, puoi tradurre per noi della terraferma? Buona settimana a tutti, dice Andrea. Ho detto Sastrias in de fuia, perché un modo di dire in Sardegna è quello di pensare che quando le cose ti vanno male ti sia caduta addosso la cacca di un uccello. Molti dicono che sia praticamente Sastria è il gufo, la civetta, e se ti colpisce la cacca della civetta, sostanzialmente tu diventi sfortunato. Nel momento in cui la sfortuna è andata via, ho detto Sastrias in de fuia, che voleva dire il gufo o la civetta è andata via. Ecco, quindi abbiamo accontentato Andrea, non ci ha scritto da dove non ci ha detto da dove ci ha scritto, ma forse ho detto stato anche Savrazia, perché qualcuno pensa anche che possa essere un altro tipo di uccello, sempre nero, in questo caso un uccello nero, quello che porta sfortuna, il rondone è Savrazia in sardo, Savrazia in de fuia, perché anche il rondone, essendo nero, tutto nero rispetto alla rondine che invece ha il petto bianco, si pensa che possa portare sfortuna talvolta. Ok, abbiamo quindi chiarito anche questo, va bene. Con un umore diverso da quello delle scorse settimane ci salutiamo, siamo tutti più contenti e questo insomma ci fa bene, ci fa iniziare bene la settimana. E noi ci sentiamo, Vittorio, domani mattina, sempre puntuali alla solita ora. Grazie ancora e buona giornata. Buona giornata a tutti, ciao.